tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Allora ragazzi, sono sicura che avete già visto la copertina di questo video, quindi sapete già di che cosa andremo a parlare oggi, ma sono troppo contenta che l'altro giorno, andando dal DM Store, ho trovato finalmente lei. Ho trovato Life Food al cacao dedicata ai capelli ricci. Eccola qui, la maschera in questione che andremo a provare oggi, di cui vi parlerò, è proprio lei. Finalmente Garnier ha fatto un hair food dedicata interamente ai capelli ricci. Cioè, ragazzi, ne vogliamo parlare? No, io sono troppo contenta, così contenta che mi sono vestita anche in palette per provarla. Allora, ragazze, preciso, c'è tutta la linea. Io l'ho trovata dal DM Store, però molti mi hanno detto che sta arrivando anche da Acquasapone, da Tigotà ed altri negozietti sparsi. Abbiate pazienza, ma credo che la troverete presto ovunque, altrimenti potete reperirla su Amazon, diciamo che come prezzo è praticamente uguale, quindi in info box vi lascerò poi il link se volete acquistarla su Amazon. Allora, ho anche il fiatone, sono troppo emozionata ragazzi per questo video e nulla, ma prima di partire, prima di parlare, di provare insieme questo prodotto, come sempre, se vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella così vi arriveranno tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un video qua sul mio canale YouTube, e lasciate un like se queste tipologie di video vi piacciono, soprattutto se siete curiosi come me di provare questa hair food, e se vi fa piacere mi trovate anche su Instagram a nome Ricci e Capricci 92. Direi di iniziare subito. Food. Oggi l'andremo a provare insieme, infatti come vedete devo andare a lavare i capelli e vi diciamo, proveremo un pochino questa hair food. Come sempre, come tutte le hair food, sono tutte approvate dal metodo, quindi anche questa linea è approvata, solo lo shampoo e un final wash. Se mi piacerà la maschera, proverò poi l'intera linea. Ovviamente volevo prima essere sicura che la maschera mi piacesse per poi provare l'intera linea. Allora, questa hair food, ragazze, è un pochino diversa dalle altre hair food, perché come sapete le hair food sono un triplo uso, quindi valgono come balsamo, come maschera e come leave-in. Questa qui invece no, perché questa qua è sempre un triplo uso, ma va utilizzata o come impacco pre-shampoo, quindi è la grande novità di questa linea, o come balsamo o come maschera. Non viene consigliata come leave-in, credo che sia derivato dal fatto che contenga all'interno tanti oli e soprattutto anche il burro di cacao potrebbe andare un po' a appesantire i capelli durante l'asciugatura, quindi si consiglia sempre di utilizzarla durante il lavaggio. Ma io oggi sgarrerò un pochino e andrò a provarla anche come leave-in. Quindi cosa faremo oggi? Cosa farò oggi? Allora, andrò a utilizzarla prima come impacco pre-shampoo pettinando i capelli, poi andrò a lavare i capelli e applicherò poi di nuovo la maschera da utilizzare come balsamo. Successivamente farò il Bovlu Method e andrò ad applicarla come prodotto styling, ovvero come leave-in. Come tutte le hair food, troviamo l'inci ben scritto qui dietro, è un inci molto molto nutriente. Come sapete i capelli ricci non si nutriscono, ma con la parola nutrimento andiamo a indicare trattamenti profondi, quindi che penetrano e sono anche molto corposi. Infatti qui dentro troviamo l'olio di girasole, l'olio di jojoba, l'olio di cocco, il burro di cacao e il burro di karité. Troviamo veramente tantissimi oli. Che dire, sono oli abbastanza corposi, abbastanza densi, quindi credo che sia proprio questo il motivo per cui non viene consigliata come leave-in. Però vediamo un pochino, perché comunque mi sembra molto molto equilibrata. Da vedere l'inci, ragazze, mi sembra proprio una maschera super idratante. Infatti, come c'è scritto qui davanti, è una maschera rigenera ricci, quindi è una maschera con tanto nutrimento, proprio per capelli secchi e soprattutto ricci. Sono davvero molto felice di questa novità e quindi iniziamo subito facendo l'impacco pre-shampoo, impacco, quindi iniziamo utilizzandola come impacco. Come prima cosa vado a pettinare i capelli.
Quindi vado a districarli sempre con la mia spazzola. Vado sempre a districarli con la mia spazzola. Io vi ricordo che utilizzo la Demma D90L. È una spazzola apposita per i capelli ricci, proprio per pettinarli da asciutti in modo che non si spezzino. E inoltre l'ho trovata su Amazon perché io l'ho comprata lì. Non andrò stavolta ad utilizzare il dressiccante perché stiamo applicando un impacco pre-shampoo, quindi per capire anche bene come funziona questa maschera evito di applicare l'impacco e inizio districando i capelli. Una volta che ho pettinato i capelli, adesso vado a bagnarli tutti quanti. Quindi vado a inumidirli per poi applicare la maschera. Mi raccomando, se fate un impacco pre-shampoo, non bagnateli solo troppo, quindi bagnateli il giusto. Allora, andiamo ad applicarla. Prima di tutto vediamo un po' com'è la consistenza. Allora, mi sembra come una consistenza molto burrosa. Sì, proprio come un burro. Però neanche troppo pesante. Quindi vado ad applicarla e la applico su tutti i capelli. Mi raccomando, evito la cute per non andarla, diciamo, ad appesantire troppo. Ok ragazzi, adesso tengo in posa 15 minuti come consigliato sulla maschera e poi vado a sciacquare i capelli. Eccomi qua, sono andata a togliere l'impacco, poi sono andata ad applicare lo shampoo solido, questo qua ultra dolce alla camomilla, ed è l'unico praticamente approvato dal metodo perché è un Lo Puy, altri sono tutti final wash per il momento. Era la prima volta che lo utilizzavo ma mi sono trovata benissimo, ragazzi, utilizzatelo, veramente fa una schiuma super morbida che poi massaggiata sui capelli, cioè estra morbida, cioè proprio morbidezza in tutti i livelli. Poi dopo sono andata a risciacquare lo shampoo e sono andata ad applicare la maschera al cacao come base. L'ho proprio solo applicata, ho risciacquato. Adesso devo fare lo styling. Per lo styling vi ho promesso che avrei provato ad utilizzarla come leave-in, quindi andrò solamente ad applicare questa maschera. Ragazze, non so cosa ne uscirà fuori, lo scopriremo insieme. Posso dirvi, ragazze, che i capelli erano di una morbidezza incredibile, cioè la maschera mi ha proprio avvolto i capelli in una morbidezza mai sentita prima, e inoltre erano molto corposi, cioè proprio erano super 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 corposi già in 15 minuti. Assolutamente, una volta risciacquata la maschera non ho sentito quell'effetto secco che magari mi può causare una maschera troppo idratante. Infatti avevo un po' paura di questa cosa, ma sul mio capello non è assolutamente successa. Maschera, non andrò a applicare nessun prodotto styling oggi, quindi assolutamente soltanto la maschera, per capire un pochino come si comporta in tutte le funzioni. Per adesso, sia come maschera pre-shampoo come balsamo, devo dire 10, e quindi adesso vediamo un pochino come leave in, visto che come leave in non è consigliata. Quindi adesso, scusate, cambierà un pochino l'inquadratura, andremo in bagno a farlo e nulla, andiamo e scopriamo come va con questo Bovlo Method. Allora ragazze, spero che riusciate a vedermi, scusate un po' per la posizione ma non so come farlo il Bovlo Method se non così. Allora, quindi qua ho i capelli lavati. E scusate se ho questa fascia, ma purtroppo chi mi segue sa che ho problemi di schiena. Ok ragazzi, quindi ho finito di pettinare i capelli. Li pettino bene. E prendo la mia bacinella. Prima cosa per fare questo metodo, vado a bagnare i capelli con l'acqua. Io uso acqua fredda o tiepida, comunque li bagno bene tutti e non vado a strizzarli. Prendo l'acqua che cola, vado a metterla e raccoglierla dentro un catino. Ok, quindi ragazzi, ho raccolto l'acqua, non ve la faccio vedere perché sennò mi cade tutta per terra. Prendo l'iFood,
e vado a distribuirla come styling. Quindi vado così e così. Non ne metto tanto perché comunque è una maschera abbastanza corposa. Vado a distribuirla bene su tutti i capelli. Poi vado a fare scrunch. Prendere l'acqua, questa qui, e vado a bagnare i capelli così. Poi l'acqua la riaccolgo e vado a fare scrunch. Faccio questo per 3 volte. Ok, adesso vado ad asciugare i capelli e noi ci vediamo dopo per il risultato finale. A dopo. Eccovi qua, questo è il risultato finale compreso di asciugatura con la maschera al burro di cacao. E vabbè ragazze, non lo so, voi che dite? Si commenta da solo, cioè è fantastico ragazze, cioè boh ragazzi, io sono scioccata. Allora, come avete visto al video, non ho assolutamente utilizzato prodotti styling, proprio perché ho voluto sfidare al massimo questa maschera. E devo dire ragazze che io non so perché non l'abbiano messo nelle indicazioni che si può utilizzare come leave-in, perché ragazze il risultato è bomba. Cioè io ho utilizzato oggi solo 2 prodotti, come avete visto, l'Air Food e lo shampoo solido. Cioè questo è il risultato. A volte per ottenere questo risultato devo usare 5-6 prodotti, invece questo prodotto da solo è già una bomba da solo. E comunque ragazze, sono veramente rimasta sorpresa, credetemi, questa volta credetemi, ma io non immaginavo un risultato del genere. Anzi, ho detto stavolta sto facendo un pasticcio perché i capelli verranno da schifo perché non ho usato prodotti styling. E invece, cioè, fra tutte le Air Food che ho utilizzato, ragazze, questa è una bomba. Cioè, questa ragazza è veramente la novità dell'anno in assoluto, perché io non ho mai avuto con le Air Food dei capelli così definiti, perché ho addirittura dei boccoli che non ho fatto a mano assolutamente, ma sono super super definiti, sono lucidi, molto molto lucidi, ho notato questa cosa qui. E poi sono anche tanto, sono morbidissimi, cioè già durante il lavaggio li sentivo molto morbidi, li sentivo corposi, densi. Boh, con 15 minuti di maschera, però ovviamente bisogna poi aspettare l'asciugatura. Ragazze, cioè i capelli, vorrei farveli toccare, sono di una morbidezza stratosferica. Cioè, ragazzi, boh, basta, sono stata fin troppo me stessa. E quindi, cioè, questa maschera non gli do 10, gli do 100, ragazze, è meravigliosa, la dovete assolutamente provare. Vorrei poter trovare un difetto, ma io, ragazzi, sinceramente non lo riesco a trovare. La cosa che mi ha lasciato veramente molto molto sorpresa di tutto questo è che, essendo una maschera molto corposa, nel senso, è una maschera, secondo me, può essere definita come una maschera pesante, avevo paura che mi andasse a pesantire tanto i capelli o addirittura a crearmi un eccesso di idratazione. Invece no ragazzi, cioè assolutamente no, non è successo nulla di tutto quello che immaginavo. Cosa è successo? È successo che i capelli sono stati super definiti, crespo praticamente non esiste, cioè non ho crespo, e i capelli sono definiti. Cioè ragazzi, non ho neanche passato la Denma, niente.
Adesso quello che io mi chiedo è se questo risultato bellissimo mi dura fino al giorno successivo e anche per più giorni. Ovviamente ragazze non riuscirò a farvi vedere qua il risultato nei giorni successivi perché pubblicherò già il video domani, visto che siete state in tantissime a chiedermelo. E quindi su Instagram troverete una sezione dedicata dove salverò le storie proprio dedicate a questo lavaggio, quindi vedremo fino a come si comporteranno nei giorni successivi, se il capello si afflosserà. Calcolate che sono già 3 ore che ho i capelli asciugati, per adesso non si sono afflosciati perché nel mentre ho dovuto far addormentare Leonardo e fare altre cose, e vediamo un pochino se rimangono così belli. E nulla, boh, ragazzi, io sono troppo contenta, è stata una rivoluzione. Mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima.